In anteprima, su Io Sono Likes, Keanu Reeves interpreterà Moon Knight, ma il costo sarà molto alto. E lo Spidey di quartiere farà squadra con un altro gruppo di supereroi, ma quale mai sarà? Ci sarà sulla copertina? Nessun indizio sulla miniatura di questo video. Come ha fatto Tony Stark a rubare le gemme dell'infinito del guanto del titano pazzo in Endgame? Questo ed altro, dopo la sigla. Dopo aver commentato, lascia un like, e viceversa. E se non sei ancora iscritto, iscriviti. Sigla. Io sono Likes. The Channel. Ma ve lo immaginate il grandissimo Keanu Reeves che interpreta Moon Knight, oppure Ghost Rider, o Keanu che interpreta Keanu? Non ha importanza, perché prima che accada qualsiasi cosa sul set si deve parlare di soldi. A quanto pare l'attore Keanu Reeves vuole firmare un super contratto che lo catapulterà nei cinecomics e nel mondo dei grandi personaggi del Marvel Cinematic Universe, ma questa volta nell'MCU, perché ha già lavorato per la Warner, lo sapete com'è andata con Constantine, così, ma quella è un'altra storia. E già, ragazzi, sembra che Keanu voglia fare un grande passo per la sua carriera cinematografica e voglia unirsi ai Marvel Studios. Ovviamente è un attore di un certo livello e si può permettere di porre alcune condizioni. E già, stando agli ultimi rumor provenienti dalla stessa fonte che aveva già predetto mesi prima che Ahsoka Tano sarebbe apparsa nella seconda stagione del Mandaloriano, mesi prima che accadesse. Fonte affidabilissima? Non lo so, non direi, perché un po' tutti le spariamo su internet e qualcheduno fa centro ogni tanto, ma questi sono professionisti del rumor. Secondo quanto riportato, l'attore starebbe mirando ad un bel contratto di 5 anni, ragazzi, con vitto ed alloggio o in alternativa 6 film. E questo, sentite bene, lo porterebbe a padroneggiare in qualche modo la lista dei più pagati attualmente nel franchise Marvel. Perché sì, moltissimi big della Marvel come Robert Downey Jr., Scarlett Johansson o Chris Evans hanno già lasciato la saga ed altri ci devono entrare, la verità fa male, lo so. E Keanu Reeves, diciamo che se lo può permettere, non parliamo di un Andrew Garfield qualsiasi, ma del fottuto Neo. Per molto tempo il signor Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, non ha nascosto il suo entusiasmo per la possibilità di ingaggiare Keanu Reeves, perché Keanu è Keanu, e sa benissimo che costui è anche in trattative con la Warner per unirsi ai film della DC Comics, come in passato. In poche parole, in questo momento della sua carriera, Keanu Reeves può permettersi di chiedere qualsiasi cosa. Può chiedere il mondo e gli sarà dato. Se Keanu dovesse accettare la controfferta, diciamo, dei Marvel Studios, si vocifera che potrebbe interpretare Ghost Rider, una nuova versione del Ghost Rider sul grande schermo, o che ne so, come quella di Nicolas Cage, così, ma recitata non da cani. Oppure no, oppure sarà un altro attore a fare Ghost Rider, oppure un'altra attrice, perché sapete i tempi che corrono. Ghost Rider potrebbe essere femmina, per esempio. Potrebbe avere la sua versione cinematografica con l'attrice Stephanie Beatriz. La stessa di Brooklyn Nine-Nine. Questo è un rumor, ragazzi. Come sai tante cose sulle Spice Girls? Un rumor, come tutto nella vita. Spider-Man farà squadra con un altro gruppo di supereroi Marvel. Alcuni anni fa Netflix presentò al mondo, grazie anche all'aiuto di Marvel Television, alcune serie targate Marvel, Marvel Netflix, tra cui The Defenders, un gruppo di eroi con radici a New York, sapete la storia. Ora i Marvel Studios sembra che stia recuperando i diritti dei personaggi e vuole continuare ad esplorare le loro storie, come no. Non è un mistero per nessuno il desiderio latente del signor Kevin Feige, che sarebbe contentissimo di ingaggiare di nuovo gli stessi attori e buttarli nel mucchio. Sapete con chi? Non devo neanche nominarlo. Spider-Man. Parliamo della stessa fonte che disse che Taskmaster sarebbe stato il villain principale del film Black Widow. Quella fonte preannunciò anche che il signor Ben Affleck sarebbe tornato nei panni di Batman in The Flash. E questa, non ditemi che è facile da prevedere. Oh no. eccetera. La stessa fonte afferma ora
che nel forno dei Marvel Studios si sta cuocendo qualcosa. E cioè realizzare un bellissimo progetto nel prossimo futuro, ovviamente, in cui Spider-Man si unisce a Jessica Jones, ma la Jessica Jones proprio di Kristen Ritter e l'Iron Fist di Finn Jones, me, il Luke Cage di Mike Hotler e, tenetevi forte forte su quella sedia, il Daredevil di Charlie Cox. L'indiscrezione ovviamente finisce qui, ma io il The Punisher di John Bertan non lo nomino neanche per via della iella, ma poi ci sarebbe anche il Deadpool che ci ritroveremo in quello stesso universo, quindi parliamo di Deadpool, Spider, Daredevil, The Punisher. È affascinante. Anche se un giorno forse vedremo Spider-Man fiancheggiare questi personaggi, questo non vuol dire assolutamente che Spider-Man diventerà un membro permanente di quel team. Dipende da quanto desideri far parte dei sette. Ciò non toglie che noi fan, ed in primis assolutamente anche in Marvel Studios, vorrebbe sì o sì che condividesse questo schermo con gli altri a New York. Non significa assolutamente che smetterà di essere un vendicatore, poiché quando la situazione lo richiederà e anche il botteghino, ma si può ancora parlare di botteghino perché ormai non esistono più i cinema. Come faremo? Non si sa, ma quando la situazione lo richiederà si unirà a Doctor Strange, non lo so, a Thor o a Captain Marvel. Uno dei film forse più torchiati dai nerd è Avengers Endgame. È un film ricco, pieno di riferimenti che si aggiungono alla trama ogni volta che lo si rivede. Ma c'è un dettaglio quasi impercettibile dalla stragrande maggioranza dei nerd. Parlo di una scena storica, una scena in cui scopriamo che Tony Stark sgraffigna le gemme dell'infinito a Thanos. Questo senza che lui se ne accorga. Wow! Sembrava un tentativo miserabile e goffo da parte di Tony Stark per riuscire a soffiargli il guanto, però in realtà voleva The Stones, non The Gauntlet. Uno dei colpi di scena più spettacolari, ragazzi. A quel punto credevamo anche che il titano Crazy avrebbe vinto di nuovo, ma si scopre, ragazzi, che Tony Stark non voleva fare altro che adattare le pietre al suo guanto e sacrificarsi per l'umanità. Una gloriosa fine, direi, meritatissima per questo personaggio che, vi ricordo, batteva il ferro della Marvel sul grande schermo dal 2008. Qui forse pochissimi hanno decifrato la modalità del furto delle gemme dell'infinito durante la battaglia finale, e sebbene parliamo di qualcosa che non si è visto affatto sul grande schermo, si potrebbe dire che lo si è sentito. Che si è sentito e come? Parlo del momento in cui si vede Tony Stark afferrare il gigantesco arto del titano per evitare lo schiocco. Lì, in quel momento, si può sentire, tra le altre cose, un innesco, una specie di ingranaggio, ragazzi, che si attiva. Il che ci suggerisce a noi Skrull che Tony Stark abbia già attivato le famose nanoparticelle del suo guanto per trasferire le gemme al suo guanto. E non sono sarcastico, ragazzi, quando vi dico che tutto mi quadra. La spiegazione della scena mi è piaciuta molto. Sembrava un dettaglio quasi impercettibile, devi avere senz'altro un orecchio molto attento per riuscire a scoprire questo piccolo suono. Oppure no. Diciamo che questo quesito di oggi era indirizzato ai comuni mortali, non a te, Skrull di tutti i giorni, che lo so già, al cinema avevi detto nanoparticelle. Tutto per oggi, ragazzi, non dimenticatevi assolutamente di lasciare un grandissimo like e di iscrivervi a questo bellissimo canale, e ricordate, non lasciate mai che Netflix acquisti i vostri diritti. Abbiamo finito? Sì. Bene. A presto.